Voci dal coro a cura della parrocchia dei Santi Martiri dell'Uganda. Una produzione Radio Più Roma. Mi chiamo Sofia, ho 26 anni e sono una giovane insegnante alle scuole superiori, ma posso vantare una lunga esperienza di oratorio con i bambini più piccoli sino ai ragazzi adolescenti. Dunque la mia è una vera e propria vocazione, all'interno e fuori dell'ambito della parrocchia. Stare tanto tempo con i più giovani, condividere con loro esperienze di campo scuola, come anche di ritiri, mi ha fatto toccare con mano quanto i bambini ed i giovani amino cantare, amino esprimere le loro emozioni affidandosi ad una chitarra o al semplice battito delle mani, che sia in chiesa durante le varie celebrazioni o in pullman durante i viaggi, oppure immersi nella bellezza della natura durante un'escursione. La cosa straordinaria è che in questi momenti fortemente comunitari, anche più silenziosi, a poco acquistano coraggio e si uniscono a tutti gli altri. Scompare la loro timidezza e prevale la gioia del canto e dello stare insieme. In fondo, se ci pensiamo bene, è così anche per noi adulti. Cantando liberiamo tutte le nostre emozioni. Cantiamo soprattutto quando siamo felici e abbiamo voglia di esprimerci, affidandoci alle note della nostra canzone preferita. Tutto questo, a mio parere, vale all'ennesima potenza anche e soprattutto per le celebrazioni liturgiche. Il canto è stato, è e sempre sarà per tanti fedeli espressione di comunione con il Signore e con tutta l'assemblea, una forma di preghiera più piena ed efficace, potente. C'è il rischio, è vero, di finire per considerare il canto fine a se stesso, come un ornamento, come un passatempo, o peggio, un diversivo rispetto alla monotonia di una celebrazione. Dovremmo invece riscoprirlo come un segno, una finestra del nostro animo che si apre al mistero, una modalità più forte e penetrante di esprimere la nostra vera fede, di veicolare le nostre speranze, di esultare davvero per Cristo, con Cristo ed in Cristo. Mi rendo conto che far capire questo ai più piccoli non sia sempre facile. Alla mia domanda, perché vai in chiesa e canti durante la Santa Messa? Le loro risposte sono all'inizio disarmanti. Perché così trovo nuovi amici, oppure canto se no mi annoio. Allora bisogna spiegare loro che il canto è preghiera, che chi canta bene prega due volte, come diceva Sant'Agostino, che è importante cantare non per cantare, ma pregare cantando, che è lo Spirito Santo che fa sgorgare dal loro cuore la preghiera sotto forma di canto. Ma la cosa più ardua da comprendere, e non solo per i più giovani, è che il canto liturgico nasce dallo Spirito per celebrare Cristo e allo Spirito deve ritornare, come in una sorta di boomerang. Non è un momento artistico fine a se stesso e avulso dalla celebrazione, ma parte integrante di essa. C'è anche chi sostiene che eliminare del tutto la musica dalla liturgia possa favorire un maggiore raccoglimento e preservare la profondità dei vari momenti celebrativi. Dunque, al bando chitarre, organo, campanelli, musici e tutti i vari cantori. Certo è che, in assenza di tutto ciò, ossia venendo meno l'animazione per qualsiasi motivo, ma non di proposito, restano salve la bellezza e la solennità della funzione. Però penso che sia innegabile che non ci sarebbe quella mistica vibrazione che la musica autenticamente religiosa comunica all'animo di ognuno di noi. E, perdonatemi questa similitudine forse azzardata, sarebbe come privare un pittore della sua tavolozza di colori.